Allora, buongiorno. Tra un progetto e l'altro, qualcuno lo terminerò, qualcuno chissà se ci riuscirò. Un paio di settimane fa ho smontato un vecchio sfornatutto De'Longhi, proprio nel momento in cui stavamo facendo, insieme a un altro amico, ne stavamo aiutando un altro che è artista e fa quadri, molto bravo, secondo me, poi magari. In questo periodo l'artista era occupato ad alcuni quadri di protesta, dal contenuto, diciamo così, osceno. Allora, mentre smontavo lo sfornatutto De'Longhi, mi è capitata la lampada, quella che illumina dentro il forno, e mi è venuto in mente di farci una lampada appunto oscena, utilizzando i tubi, questi cromati. L'idea era quella di prendere un tubo, metterci questo, magari così, messo alla base, diciamo, così che viene meglio, così. Però il problema è che la lampada non entra, perché non entra dentro un pollice. Ho trovato un altro di quelli che si adattano. Ma anche qua niente. Allora, via tutto, sono dovuto andare a comprare qualcosa. Ho trovato questo, che purtroppo però è di plastica. Quindi toglierà la parte più bella dell'idea che mi era venuta, che era quella di accenderla a sfioramento. Ce l'ho un interruttore a sfioramento, non posso usarlo perché questo è di plastica cromato. Però, come vedete, è preciso. Anzi, è ancora peggio. Raccoglie ancora meglio l'idea oscena che avevo. Questa lampada poi, quando sarà finita, verrà proprio regalata all'artista stesso, che la metterà nelle sue esposizioni. Quindi adesso andremo, adesso ho fatto una scemenza, l'ho messo dentro, a montare la lampada. Ora, per la lampada giustamente serve una base che ho pensato di risolvere così, con MDF. La cosa migliore sarebbe quella di fare una base circolare, però ho la vaga sensazione che forse questo pesa. Adesso in corso d'opera vedrò se farla circolare o meno. Sono tre strati perché ci dovremo mettere un interruttore, questa parte la scaveremo ancora di più, questa sotto farà da tappo. Insieme, siccome l'MDF è pesante, faranno da base. Ci metteremo poi quattro feltrini e la lampada sarà finita. Non subito, ci metteremo un bel po' di giorni, considerando che io i video li giro solo di lunedì. Probabilmente qualche lunedì passerà, anche perché ci sarà anche una fase di verniciatura.